La Toscana punta al raddoppio della potenza geotermica in tempi brevi e chiede un intervento deciso da parte del governo, invitando a rompere l'attuale situazione di incertezza per arrivare già nel 2030 ad un incremento di 200 megawatt. O ci mettono nella condizione di fare una gara, perché le concessioni vanno a scadenza in tempi rapidi, e questo prevede alcune modifiche normative che non ci mettano nella condizione di trovare una palude in una gara così complessa, oppure trattino con l'Europa una proroga dettata dall'emergenza di fare una transizione che ha bisogno di questa fonte rinnovabile, che è risorsa soprattutto toscana, ma che è risorsa del paese. Attualmente sul territorio regionale sono 34 le centrali geotermoelettriche per una potenza installata netta di circa 760 megawatt. La produzione elettrica annua da fonte geotermica in Toscana è pari a circa 5,6 miliardi di kilowattora, che complessivamente soddisfano quasi il 34% del fabbisogno energetico regionale, equivalente ai consumi di oltre 2 milioni di famiglie italiane, percentuale che sale addirittura al 70% se si considera la sola produzione da rinnovabili.